Non è più una teoria così tanto come... Ma perché devo vivere vicino al cesso pubblico dei cani? Se fosse così chiunque in qualsiasi mo... Ma non potete stare male tipo fra un paio d'ore perché io finisco di registrare? Perché poi alla fine quello che può succedere è che... No vabbè, mi ci mancava solo l'elicottero oggi. Pisellini, vaginelle, buon ciao a tout le monde! E oggi come mi sente tante internazionali? Bentornati con un nuovo Ma Perché, la rubrica dove rispondo a tutte le domande che mi avete mandato su YouTube, su Twitter, su Facebook, Instagram, Ask FM e Snapchat! No vabbè, io devo trovare una frase un po' più breve per la prossima volta, se non mi parla un embolo. O magari potrei eliminare qualche social, visto che tanto ormai sono tutti uguali e non capisco che cacchio me ne faccio di tutti sti cosi. Visto il grande interesse che lo scorso Ma Perché ha suscitato nei pene di piccoli etero non educati, e visto che mi sono arrivata una marea di domande, soprattutto via mail, ho deciso di rispondere ad un altro di loro per aiutarlo a comprendere meglio il favoloso mondo del godo, ovvero la gente omosessuale decisamente orgogliosa. Questa settimana risponderò alla domanda di Chiara che mi scrive: ciao Vergine! Ciao Stellina! Ma perché hai voluto essere gay? Cioè perché hai voluto seguire la via dei gay? Ave Cher piena di Botox, dammi la pace interiore. Ok! Questa è la domanda delle domande, il non plus ultra dei quesiti esistenziali degli etero. Cara la mia luminosa Chiara, non vorrei darti un dispiacere tremendo o causarti un perenne stato di tristezza infinita, però vorrei informarti che... ecco, come dirtelo? Non puoi scegliere di essere gay, cioè nel senso che... non può, non lo puoi fare, non si può fare. Puoi scegliere chi amare, puoi scegliere chi portarti a letto, puoi scegliere di dire no al colesterolo e sì a Valsoia, ma non puoi scegliere di nascere gay, perché gay, lesbica, transessuale, bisessuale, multisessuale, pansessuale, pancioccolo, ci si nasce, fine. Non è più una teoria campata in aria già dagli anni 90, quando l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha decretato ufficialmente che l'omosessualità in tutte le sue forme non è né una malattia né una scelta. E ripeto, è stato decretato dall'OMS, mica da Pinuccio, il gelataio tanto caruccio. Perché è un po' questo il problema degli eteri. Non ce la fanno proprio a capire che omosessuali si nasce, che è una delle tante caratteristiche dell'essere umano che hai dal momento in cui lo spermino incontra l'ovetto. E non ci arrivano, è al di là della loro comprensione. Un concetto totalmente alieno come il colorito di Donald Trump o di Carlo Conti. Si nasce omosessuali così come si nasce con i capelli castani, con 1,20 m di con 30 centimetri totali di gamba, punto. Né tantomeno si può scegliere di esserlo. Non scegli la tua sessualità come le melanzane al banco ortofrutta. Cioè non è come andare in un negozio di abbigliamento dove entri e scegli la maglietta che più ti piace o quella che ti fa i fianchi meno larghi. No, perché se fosse così chiunque in qualunque momento della sua vita potrebbe cambiare la sua sessualità così, in base a come gira il tempo, usando l'app cambia sesso. Tu clicchi e ti downloadi via wifi la tua sessualità nuova. Oggi succhi i peni. No, oggi trivello le fagiane. Anche tu, mia candida Chiara, fai la prova con me ora. Scegli di essere lesbica adesso, zot. E ora scegli di essere etero, scrazat. Dimmi un po', ci sei riuscita? Se la tua risposta è sì... Ok, non avevo preventivato una risposta positiva. Magari poi ne parliamo in un altro video, eh? Però se la tua risposta è no, come penso che sia, allora vuol dire che è una cosa che non si può fare. Se invece ti chiedessi di scegliere un altro paio di scarpe che quelle ti fanno due polpacci che sembri il centravanti della Reggio Calabria United, riusciresti a farlo? Ovvio che sì, basta aprire la scarpiera e scegliere un altro paio. No, no, quelle no che non vanno di moda da almeno 5 anni. E nemmeno le ballerine con le frange che sono l'antisesso totale. I tacchi devi mettere dall'8 al 15. Non posso. Puoi scegliere di cambiare certe cose di te, ma non puoi scegliere di cambiare come sei nato. Che ne so, puoi scegliere di cambiare il colore dei capelli e farti bionda, ma se sei nata castana, la ricrescita sarà di quel colore lì. Allo stesso modo puoi scegliere di comportarti da etero, ma l'attrazione fisica, mentale e sentimentale verso quelli del tuo stesso sesso non la puoi cambiare. E prima o poi riaffiora, come la ricrescita. Anche se qualcuno ha ribattezzato Shatush che fa più figo, ma è comunque una di ricrescita. E poi diciamocelo, ma chi è che sceglierebbe di essere omosessuale? Chi è che col senno di poi sceglierebbe uno stile di vita che ti porta a subire costantemente, fin da piccolo, insulti da parte di estranei e non estranei, che ti costringe a lottare quotidianamente con tutto te stesso per cercare di ottenere il diritto di poterti innamorare, che può portarti ad essere allontanato dalla famiglia, dagli amici, dai parenti, perché ti considerano una vergogna, un mostro contro natura? Ma chi è che sceglierebbe
sembrerebbe di vivere una vita dove vieni costantemente additato per qualsiasi motivo, dove chiunque può dire la sua su come devi o non devi essere, a seconda di quello che lui o lei ritiene più giusto e moralmente accettabile, solo ed esclusivamente basandosi sul suo personalissimo pensiero. Chi sanamente farebbe una scelta così tanto assurda che a confronto l'idea di mandare in onda il Grande Fratello VIP sembra una scelta da premio Nobel? Sicché, tornando alla tua domanda, anziché chiedermi o chiedere a chiunque altro perché ha voluto o ha scelto di essere gay, sarebbe più giusto e appropriato domandargli: quando hai capito di esserlo? Oppure: come hai fatto a capire che ti piacciono le persone del tuo stesso sesso? In quel caso posso risponderti: l'ho capito poco dopo i 18 anni perché mi sono baciato con un ragazzo e non mi ha fatto schifo. Anzi, direi che ci ho proprio preso gusto, poi con gli anni ho smesso di praticare, ma questa è un'altra storia che non c'entra niente con il nostro discorso. Mia fulgida Chiara, concludiamo la tua domanda che continua così: lo sai che le persone come te, come me, rasate? Botticelliane? Estroverse e creative? Sono molto più simpatiche, carine e gentili rispetto agli altri, che tranne alcuni sono veramente stronzi. Invece voi che siete super simpatici e super divertenti. Benedetta parodi da Cologno Monzese, dammi la forza. Chiara, chiarissima, purissima, levissima. Sei molto carina, molto gentile. Ma tu stai descrivendo Ronald McDonald, non i gay. Non è che ci costruiscono nella fabbrica dei cake partendo da un impasto di glitter e merda di unicorno arcobalenoso che poi viene versato nello stesso stampo tutte le volte per farci venire tutti quanti uguali. Questa cosa del gay simpatico, carino e coccoloso come i pinguini di Madagascar è una s*** di proporzioni epiche. È un po' come dire che tutte le bionde sono delle asine giulive, che tutti quelli esteticamente belli sono stupidi come un frappè alla cicoria, o che tutti quelli che fanno politica sono dei ladri, bugiardi e farabutti. No vabbè, però questa è una verità universalmente riconosciuta. Se fosse così, J.K. Rowling non avrebbe mai potuto scrivere Harry Potter, non si spiegherebbe la presenza nel cosmo di Pietro Boselli. Stammi la larga te, quel tuo seno e coseno, che se mi parte la tangente poi ti salgo in groppa piegata alla radice quadrata e ti... Scusate. Allo stesso modo, se tutti i gay fossero carini, divertenti, simpatici e gentili, non ci spiegheremmo l'esistenza nel mondo di tutti i miei ex che non brillano certe per simpatia, carineria e gentilezza. E se per caso state guardando questo video... E voilà, anche la nostra amica Chiara ha imparato dai suoi errori e potrà da oggi finalmente affrontare con più serenità il magico mondo degli omosessuali. Se anche voi siete degli etero un po' curiosi che vogliono chiedere qualcosa ad un gay, ma non avete una portata di mano, vi vergognate a fargli certe domande di persona, scrivetemi su tutti i miei social oppure con un commentino qui sotto usando l'hashtag ma perché? Oppure se non volete scrivermi pubblicamente, inviatemi una mail a info@lavergine.it. Naturalmente anche tutti gli altri possono continuare a mandarmi le loro domande nello stesso modo, e come sempre vi ricordo di lasciarmi un polliciottino in su, iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Chiara, Chiara è fresca Sprite? Poi mi devi spiegare cosa intendi seguire la via dei gay. Ma che è? Ma che lasciamo la scia di papa glitterata come le lumache? Cosa vuol dire? Qual è la via dei gay? Dimmi dove sta che voglio prenderci la residenza, così faccio iscrivere tutti al mio canale a sti zozzoni. Peace and love!